Ciao, sono Luigi Maldera, un personal trainer professionista e su internet tutti mi conoscono come il personal trainer delle donne. Sono sempre stato appassionato di sport, di allenamento e anni fa ho deciso di far diventare la mia passione, la mia professione. E ad oggi sono riuscito a creare una community di fantastiche allieve che amo chiamare le mie guerriere, che sono per lo più donne tra i 30 e i 45 anni che vogliono migliorare la propria condizione fisica o atletica. Migliorare il proprio aspetto fisico è solo una delle tante conseguenze che ti dà un allenamento fatto bene e con disciplina. Attraverso il mio lavoro di divulgazione sui social come Instagram, YouTube, Facebook o sul mio blog personaltrainerdelledonne.it cerco proprio di inculcare questo concetto. Prendersi cura di se stessi deve essere una cosa da fare sempre, tutto l'anno, non in un determinato periodo come prima di andare al mare per la prova costume, per esempio. Nulla succede senza fatica o in poco tempo. Ci vuole pazienza e impegno. Negli anni mi sono accorto che la mia filosofia di allenamento, di insegnamento, è molto più in linea con il mondo femminile. Poi devo dire che è molto gratificante allenare le donne, perché nonostante la loro natura, diciamo, più sensibile o delicata, si rivelano spesso persone molto forti e molto determinate, più degli uomini sotto molti aspetti. Io lavoro principalmente a corpo libero, sfruttando tutte le potenzialità che la natura ci mette a disposizione, e cerco sempre di far superare alle mie allievi i propri limiti, facendole allenare anche magari movimenti più avanzati come verticali, trazione alla sbarra, ruote, ponti, o elaborando delle sequenze di movimenti combinati. È veramente soddisfacente assistere ai loro miglioramenti sia fisici che atletici e vederle realizzare delle cose che per loro erano impossibili da fare fino a qualche mese prima. Oltre che a tenere lezioni a piccoli gruppi, mi occupo particolarmente di personal training a domicilio, cioè vado io a casa personalmente delle mie allieve per allenarle e insegnarle anche a diventare più autonome in modo tale che riescano ad allenarsi anche da sole. Seguo anche persone a distanza elaborando delle schede specifiche in base alle richieste che mi vengono fatte. Un altro aspetto che ritengo molto importante è l'alimentazione, perché abbinato, cioè messo insieme all'allenamento, diventa la chiave per avere ottimi risultati che durino nel tempo. Per questo motivo collaboro insieme a una biologa nutrizionista e insieme a lei diamo la possibilità a tante donne di essere seguite a 360 gradi, allenamento e alimentazione, in modo da facilitare questo processo di ritornare in forma. Per quanto riguarda la qualità del mio lavoro, lascio parlare direttamente le mie allieve, perché penso che le loro parole valgano mille volte quelle che potrei dirti io. Adesso è arrivato il momento di salutarti, io ti ringrazio di aver guardato e ascoltato questo video e io ti dico a presto. Ciao! Avoid the distractions, I'm snapping, no captions, attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits, I don't fucking ask it, I just fucking grab it. I am never static, massively active, expanding.